usare il boma come timone, non nel senso che lo devi proprio staccare e lo usi mettere così, l'imbonaccio ma comodo. esatto, potrebbe funzionare, ma non è un po' contro le regole, però invece utilizzarlo nel senso utilizzare la capacità del boma, intendendosi diciamo la parte bassa della randa, di far ruotare la Barca. barca intorno a se stessa. Fondamentalmente, se tu lo metti, chiaramente, se tu metti una randa che fileggia, a tutti gli effetti, diciamo, è una cosa che se tu sposti fa La girare in barca. realtà la barca. Sì, diciamo che basti pensare al windsurf, non è che il windsurf c'è un timone, tu regoli la direzione con peso e randa. Un Certo. altro esercizio che si faceva era manovrare la barca senza timone, quindi tu cazzando, sempre associando il movimento che tu facevi con il boma al tuo peso, cazzando e mollando la randa, cercare di andare dritto. Certo, questo diciamo, quando tu metti chiaramente la componente peso, fai sì che lei tenda a poggiare, Certo. utilizzando magari la simmetria dello scafo, come in molti casi, e invece poi la randa tenderebbe appunto a fileggiare di suo, vorrebbe andare a All'orlo, mettersi sì. pro al vento sempre. Quindi se tu chiaramente metti in sincrono queste due tendenze, ovviamente a un certo punto riesci a direzionare la barca, anche a farla camminare abbastanza bene, quasi, Sì. quasi come se veramente timonassi. Però in molti casi, diciamo, ad esempio, il giro mi viene in mente un momento tipico, il giro della boa di poppa, quando devi fare magari una rotazione molto ampia per andare a chiudere sulla boa. Molti in effetti danno molta importanza al timone, alla Esatto. posizione del timone. Invece in realtà, se tu avessi la capacità di cazzare la randa in maniera molto progressiva o esattamente diciamo in sincrono con la rotazione che vuoi fare, Da dopo esatto, Pappolina. da poppa bolina, a quel punto lì riusciresti effettivamente, è quello che poi in realtà provi a Sì, fare, no? sì, sì. Cerchi di chiudere la boa esattamente in quel modo lì, sostanzialmente il timone potresti Sì, va lasciarlo del tutto neutro, cioè, neutro, esatto, perché non. tu in realtà stai utilizzando la simmetria dello scafo, quindi fai sbandare chiaramente la barca Sottovento. sotto vento, e stai usando diciamo la randa che ha questa sua minima pressione, perché un altro errore che fanno in molti chiaramente è quello di tenere la vela in questi movimenti troppo in pressione. Invece tu devi sfruttare la sua direzionalità molto più che Sì, la sua non che deve diciamo essere che stracazzata, cazzarla che esatto. cazzarla e fare, perché sennò paradossalmente perdi la sua direzionalità, che è molto Esatto. peggio. Invece è meglio che la barca diciamo giri abbastanza scarica, in un certo senso la boa. Infatti vedete molto spesso anche i campioni che girano alle boe, a volte gli sbatte la vela, spesso e volentieri sbatte la vela Sì, durante è il giro di l'ultimo boa. poi. Esatto, soprattutto in uscita, però Sì, 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 anche sì, sì, sì. Sì, nelle cose, quando devi fare appunto una poggiata, no? io mi Una poggiata ricordo. nella boa, quando sei in boa di bolina devi Sì, poggiare giù. chiaramente la randa è tutto freno, quindi io mi Certo. ricordo, ne parlavamo prima, i vecchi America's Cup, proprio 12 la metri. sì, proprio la randa proprio boom, come se fosse la scotta tagliata, poggiavano con la randa che si apriva grado per grado, tanto quanto la barca poggiava. Esatto. Poi per carità, là entriamo con una dinamica di due vele, quindi il fiocco ti fa lo sfrutti quando poggi, la randa la sfrutti quando orzi. Sì, però la randa che invece si apre, in un certo senso chiaramente il boma non è diciamo è più passivo, Sì, è una sì, sì, manovra sì, sì. passiva, nel senso che o tu riesci ad andarlo a spingere o a tirare, nel caso che viene molto spesso utilizzato, no? Anche le barche a regata, molto spesso il boma viene tirato verso avanti, no? Per Certo, tenerlo sì. aperto, no? O per direzionare la barca, ad esempio in partenza, no? Quando Chiaro. devi avere la prua in un certo angolo di attacco rispetto alla linea di partenza, diciamo che apri o chiudi il boma usandolo, diciamo, attivamente, Sì, no? Questo è insomma, chiaro. di solito è passivo, ma anche solo il fatto che tu di colpo rilasci, diciamo, Cioè tu la sposti. pressione sopra vento, esatto, sostanzialmente ti dà una rotazione della barca che Sì, tu sì, 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 sì. puoi sfruttare Tutto quando vuoi. vantaggio. Quindi diventa anche la randa, paradossalmente, diventa appoggera in quel senso lì. Sì, Cioè, se io riesco ad aprire bene il tu boma, la sfrutti randa mi l'inerzia, fa sì. No, effettivamente appoggiare, se no effettivamente le derive non poggerebbero esatto. mai. Esatto, invece le derive con la sola randa non riescono a appoggiare anche Poi se loro. porti sopravvento, se poggi Esatto. anche uguale. Esatto.
Quindi è un altro modo di vedere tutta una serie di manovre, il Sì. fatto di vedere appunto questa funzione di direzionalità del boma e della randa. Sì, nel senso che questo, quando, questo è un discorso che chi fa derive lo sa, quando, fin da quando siamo bambini ti viene detto il timone non lo devi usare le vele e tutto quanto. E è vero, anche banalmente quando uno fa le penalità, un conto è fare la penalità girando il timone, un conto è fare la penalità sfruttando corpo e vele, quindi quando tu nella parte di poggiata tu sfrutti sostanzialmente il potere poggiare del fiocco, quindi il tuo obiettivo è mollare il più possibile la randa e tenere il fiocco cazzato. Una volta che strambi, e quindi il tuo obiettivo è orzare più velocemente, là tutto fa tutta la randa. Quindi, esatto, come dicevamo prima, tu cazzi la randa per La la barca gira, barca gira. la velocità della randa fondamentalmente, perché non riesce a fare. Poi dopo, chiaramente, anche in questo caso, ovviamente il peso del corpo fa sì che Certo, sì. chiaramente è chiaro, fa perno anche sulla deriva, ma diciamo la velocità di rotazione è in gran parte Ah, dovuta alla randa, soprattutto indiscutibile. perché sei a bassa velocità, essendo a bassa velocità, il perno che può fare è meno efficace, chiaramente il perno della deriva ovviamente è meno efficace, perché più bassa la velocità, meno il perno è efficace in quel caso lì. Invece quella direzionalità lì è sempre valida, e infatti è per quello che in partenza da fermo io Sì. riesco a utilizzare in quel modo lì, quindi molto spesso, che ne so, io sono troppo in prua al vento, vedo che non riesco a tenere la posizione o comunque rischio addirittura di andare troppo in prua al vento e virare. Chiaramente Certo. tipicamente spingi Sì, 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 il sì, sì. boma fuori in modo tale da metterti con l'angolo giusto, e soprattutto quando, che ne so, mancano 15 secondi alla partenza, voglio direzionarmi in modo da poter poi accelerare, sono libero sotto vento, Certo, spingo il boma, giro la prua a questo punto su una bollina larga, e poi ovvio. E poi dopo, quando ricalzi e parti. decido, schiaccio e vado via, no? Quando uno usa, esatto, uno usa il timone senza associarlo al corpo o alle vele, non sta facendo la conduzione efficiente. Infatti fa soltanto, spesso frena molto, e sicuramente a volte non riesci a fare il cambio di Esatto. direzione che vorresti, che può essere anche una cosa molto pericolosa. Gli incroci, ad Sì, esempio, può essere una cosa estremamente pericolosa. esatto. Vabbè, ciao e buona giornata. Ciao.